le spalle sostanzialmente sono fatte, poi andate a leggere la mente, se vedete la mente, le spalle sono composte sostanzialmente da due ossa, finito, non ce ne sono altre. La scapola, la mia mano, e la clavicola che è come il mio pollice, questo lavoro. Basta. Questi sono le nostre spalle. Come no, spalle, clavicola, così come l'unico punto del corpo fisico, okay. Il resto sono tutti i piramidi, che da qui e dietro, no? I piramidi principali sono come il disegno di una donna, i romboli, il trapezio alto e quelli di muscoli qui sotto. Esatto, la dentata di centro, adesso non entriamo per parlare di tutto. Le spalle, così come le disegno di una donna, sono costruite alla stessa maniera. Sopra, di lato e sopra. Questi sono gli agganci delle spalle della cassa torace. Va bene? Si attacca qua per il romboli, si attacca qui per il trapezio alto e i muscoli lombari sono. Non conosco neanche nel dettaglio. Davanti ci sono dei muscoli che passano da dentro, non passano. E questa è la scatola. Quindi la scapola può fare questo tipo di movimento, scampanare, no? E alzarsi, sollevarsi giù, sollevandosi, scampanare leggermente. E questo diciamo va bene. Forse si deve evitare quando muovete la scatola, la famosa scatola alata, insomma così, questo non dice più. Questo non va bene. Vedete? Le scatole devono essere tese così. Questa è la mia. Devono essere attaccate, però libere. Devono poter fare questo lavoro con una campana, uno, due. Cercate di fare in modo di, come volete fisicamente tirare le mani, creare spazio tra la giacca della mia tuta e la castrata qui. Prendere aria, passare dentro, sotto la clavicola e scivolare dentro, attrezzare direttamente la castrata. Solo in questa maniera, di tirare la mano dentro, e questo è lo stato, passare lì. Quindi adesso stiamo prendendo tutti i lavori. Uno. Due. Ecco, qui ascoltate, non guardate solo in questa maniera, rilassate bene, estendete il collo, rilassate il petto e poi sollevate delicatamente, tranquillamente le spalle, su, il più possibile senza contrarre, senza... e giù. Quando sollevate non è questo, non dovete sollevare la testa braccia. Anzi, paradossalmente è esattamente il contrario. Marco, se Marco mette la mano qua, tieni la mano incollata alla mano, se io faccio così sollevo, no, incollato, questo, incollato, questo. Sollevando, se sollevo attraverso la sua mano, se invece no.
sempre coinvolgere il collo e la cassa toracica. Chiaro? Senza portare il collo, cioè differenziare il movimento, sconnettere e sconnettere, differenziare e integrare. Quindi, questo serve moltissimo. Se qualcuno mi sta facendo una leva classica leva, okay? Se non riesco a sconnettere la spalla alla cassa toracica, come succede questo? Se invece lo riesco, solleva, mi scarica completamente come un piede di porco scarica nella sera ginestra, no? Questo è sul mio braccio diventa un piede di porco, poi si tratta. Se invece se invece non ho questa abilità, come lui e le mie spalle sono troppi, sono incollate alla mia cassa toracica, succede questo. Se resisto, è lui che scatena me, mi sollevo veramente, mi scatena come una cassa finestra. Prova a resisto un po', allora prima o poi mi sollevo per forza. E quindi questa qui è, diciamo, possiamo definirla una zona di sabbia mobile, dove lui cerca di avanzare verso. Quindi cercate di prendere consapevolezza dei fatti, che fatto, che il conto